Allora mancano circa 7 minuti più recupero, però volevo parlare insieme con voi di questa partita, anche perché dopo la gara, madonna, stavo per vomitare tutto, dopo la gara, ma passai qui, un macello probabilmente, ma che probabilmente, dopo la gara andremo tutti in diretta sulla piattaforma Viola, vi lascio il link in descrizione come sempre, per parlare di questa gara, per parlare di una clamorosa eliminazione o clamoroso passaggio del turno, perché sono 2-1 in questo momento e potrebbe cambiare tutto con un gol della Juventus. Della Juventus stessa, quindi mi raccomando, non mancare sera, voglio arrivare a 2000 spettatori, quindi mi raccomando, facciamo, no, non ricordo, no, perché è 2005, tipo, però non mancate, non mancate. Vi ricordo anche di iscrivervi al mio canale, mi raccomando, chi non si iscrive al canale non arriva a Natale, e di iscrivervi anche al mio secondo, tanto sentendo Marco Olivieri, giovanissimo suppongo, non so chi sia, giovanissimo suppongo, vi invito ad iscrivervi al canale, al mio secondo canale, Sequel Calcio 2.0, dove pubblico 2 video al giorno, come sto facendo su questo primo canale. E niente, regà, allora, l'arbitro si droga. Uno, l'arbitro non ci ha capito un cazzo, ma proprio niente, qualunque decisione ha preso, qualunque, anche tipo, che cosa faccio? Dopo un minuto di recupero, due, sbagliava. Qualunque, proprio matematicamente, sistematicamente ha sbagliato ogni sorta di, stavo guardando, ogni sorta di scelta possibile, immaginabile, l'ha sbagliata. Ha sbagliato veramente tante volte, tanto calcio d'angolo per la Juventus, c'è subito questo ragazzo appena entrato in campo con tanta voglia di fare, così c'ha 40 anni e no, ce l'avrà 20, Non lo conosco bene Olivieri, non ho approfondito, chiedo scusa. Vediamo sto calcio d'angolo, poi continuo a parlare. Attenzione, palla dentro, spizzata. Mano? Angolo? Rimessa dal fondo, come fa ad essere rimessa dal fondo, scusate? Ah no, calcio d'angolo. Ah, chiedono una mano, un'altra, fammi vedere un po'. No. L'arbitro dice, aspetta che ascolto il VAR. Però a me mi era sembrato subito mano, vi dico la verità. Però pensavo che nessuno si lamentava, ho detto no, se nessuno si lamenta qui è impossibile, qui si lamentano per tutto. L'arbitro dice che non c'è niente, vediamo il calcio d'angolo. Niente. Comunque quest'arbitro ha proprio rotto lì coglioni. Allora, diciamo subito una cosa importantissima, proprio importante, fondamentale, di fondamentale importanza. Io penso che quando c'è stato il rigore per Lione, vabbè, ne parliamo, aspetta un attimo, io adesso faccio comunque 2 ore per battere, poi perché ci stanno 12 minuti di recupero, se gli arbitri sono così cagacazzi, palla dentro, colpo di testa, la palla rimane lì, fallo in attacco. Quest'arbitro, ragazzi, se la sente, quest'arbitro vuole veramente essere sempre al centro d'azione, Bonucci è incazzatissimo, tanto c'è, chi cazzo è che è morto in area di rigore? Non lo so, non lo so, comunque quest'arbitro se la sente. Vi stavo dicendo, sono cose che, allora, vabbè, però sono cose che mi danno fastidio queste, che l'arbitro blocchi ogni 10 secondi il gioco, non se ne può veramente più. Ma al di là di ciò, quello che vi volevo dire sostanzialmente è questo. Primo rigore, non esiste, ma non esiste mai, ma non esiste mai. Prende la palla, probabilmente quando è stato il primo rigore, l'arbitro non ci ha capito un cazzo. Tra l'altro 12 minuti per terra, di Lione, mamma mia, una vergogna assurda. Veramente, raga, era l'84, era inizio la vita all'83esimo, non è successo un cazzo, hanno passato un calcio d'angolo, stavamo a 3 minuti e 21. Assurdo. Comunque stavo dicendo, primo rigore di Lione, non, in sala VAR arriva, sono arrivati i supplì. Supplì e vai, supplì e Coca-Cola, antipasto, e sono mangiati i supplì. E sono mangiati i supplì. Non hanno visto un cazzo. Poi rigore per Juventus, ancora meno di quello di prima. Ancora meno c'era. E l'arbitro, calcio di rigore. È arrivata la pizza, è arrivata la salamino piccante. Cioè, come cazzo è possibile che con il VAR nel 2020 fai 2 errori su 2 in 2 calci di rigore che dai, ma sei veramente un becero salame, un salamino piccante, sei veramente un tacchino morto, ma come cazzo fai? Ma veramente la droga che ti deve aver toccato da piccolo. Comunque, vabbè, io non ho parole, con il VAR ancora si succedono queste cazzate e oggettivamente questa cazzata va a intaccare, secondo me, più la Juventus rispetto che il Lione, perché... E voi direte, sì, ho capito, sì, ma hanno fatto un errore per parte. Sì, un errore per parte, ma sullo 0-0, senza errori, con 1-0 passa la Juventus. Come appunto avevo detto durante la partita, sull'1-1, con un errore per parte, con 2-1 la Juventus non passa. Poi, la Juventus non può solo attaccarsi all'arbitraggio, perché oggi per tutto il primo tempo, a mio modo di vedere, ha sofferto. E la cosa che ho notato, poi non so se voi l'avete notata,
è che una squadra come la Juventus, che deve puntare a vincere la Champions, quindi il Lione manco dovrebbe vederlo, ok? Il Lione proprio dovrebbe bypassarlo come se non ci fosse un domani. Non parlo solo di turno, ma anche di sensazioni, di agonismo puro a livello mentale. Ecco, la Juventus dovrebbe passarlo il Lione, invece la Juventus giocava sui nervi. Sì, è vero che da una parte c'aveva tutto da perdere la Juventus, perché se il Lione esce agli ottavi contro la Juventus ci sta. Però dall'altra parte la squadra bianconera doveva giocare proprio con la più grande scioltezza del mondo, da scendere in campo, vincere 4-0, e chi sarà visto se l'ha visto. Poi il Lione è vero che non è una squadra scarsissima, assolutamente no, è una squadra che ti può mettere in difficoltà. Però non mi aspettavo mai che nel primo tempo sarei finito a vedere magari un Lione che giocava tranquillo, perché lui ragazzi giocava tranquillo, con la tranquillità di chi sa giocare, ok? Tanta gente attacca il Lione, doppio passo, può metterla dentro, lo fa. Tenta il velo qui, Guimaraes, ma niente da fare. Attenzione, riparte la Juventus rapidamente, fallaccio! Vantaggio per la Juventus, attenzione, fallaccio! Comunque fate veramente schifo. Se l'arbitro è sano, da due gialli. Giallo per Marsal. Guarda, due gialli qua. Due gialli per aver fermato due ripartenza, due gialli guarda. Perché scusate, anche il primo hai accoppato, no? Quindi nel senso, il primo giocatore della Juventus poteva andare in superiorità numerica, invece l'hai bloccato, invece avendolo bloccato. Sono due diversi, dovete due gialli, dovete due gialli. Vabbè, comunque, vi stavo dicendo, vedi, Bonucci dice due gialli dovevano essere, due, ma due da regolamento, quest'arbitro, ragazzi, veramente ha fatto cagare tutta la partita, voto 3 all'arbitro, ma voto proprio 3. Oggi, e questi sono gli arbitri che vogliono finire sui giornali, però siete deficienti perché l'anno prossimo non vi chiamano più, a mio modo di vedere. Comunque, che vi devo dire? Allora, io non faccio la Champions, quindi a me frega quasi un cazzo, però vi dirò che sinceramente uno... L'italiana io spero sempre che passi, lo spero da 20 anni, lo continuo a sperare. Non sei un romanista, ciuccia, scusa, ma volevo dirtelo. No, semplicemente io sento tanto il mondiale, sento tanto gli europei, sento tanto la sfida con le squadre estere. Quindi, a meno che non si tratti di Lazio, la Lazio può uscire al primo turno e sono contento. Le altre non me ne frega sostanzialmente un cazzo. Anzi, sono molto contento qualora passassero il turno. E poi mi faceva piacere guardarmi dei big match, perché ora, con tutto il rispetto, mi guarderò anche eventualmente Lione Manchester City, però, raga. Parliamoci chiaro, Juventus-Manchester City è tutto un altro paio di maniche. Tra l'altro vi volevo chiedere, domani mattina volete il post partita di City-Real? Perché me la recupererò dopo, visto che ho visto io e Lione. Dopo facciamo la diretta, 6 minuti di recupero. Poi me la recupero. E che devo dire? E quindi magari domani mattina faccio il post partita. Fatemelo sapere, magari ve lo faccio sul sequel Fegalcio 2.0. Seguitemi, tra l'altro lascio tantissimi piace qui sotto. Che volevo dire, raga, io penso che a questo punto vado un attimo a pisciare e poi concludiamo la live, perché tanto mancano 6 minuti, non posso fare un video di 43 minuti, pensavo fossero un po' meno di minuti di recupero. Tra l'altro De Pai si è girato verso Rudy Garcia e gli ha fatto a mister, mo gli faccio il cucchiaio, e gli ha fatto il cucchiaio, non mi aspettavo che gli il cucchiaio, vi dico la verità, non me l'aspettavo. Poi Ronaldo fa una doppietta, fa un secondo gol spaziale, perché Ronaldo, ragazzi, è Ronaldo, fa un gran gol, veramente fantastico. E poi su rigore non ci penso, ti mette il pallone lì, ma manco un minimo di dubare, boom, la butta dentro e va a prendere la palla. In questo momento la Juventus sarebbe eliminata, però ragazzi ci sono 5 minuti di recupero, vediamo come finiscono. Noi adesso ci rivediamo tra 2 minuti circa e per commentare gli ultimi 2 minuti di recupero, dai. Abbiamo un minuto, ultimo giro d'orologio, allora vediamo un po' che succede. 5 minuti e 4 secondi, la Juventus tiene il pallone in difesa, ultima occasione, da dentro a fuori, palla lunga, attenzione! Il retropassaggio sbagliato dall'altro difensore del Lione, spazzata via. Questo il commentatore sta arrivando, lo dico io praticamente. Mi sento, oddio, la lisciata clamorosa di Bonucci. Mancano 40 secondi, la Juventus butta di nuovo il pallone in avanti. Eccolo. C'è Alessandro, la mette giù, Alessandro resiste, poi colpo di tacco, palla dietro. C'è Ramsey, può appoggiarsi, lo fa. La dà a Bentancur, poi Rabiot fa il velo. Palla in avanti, sbagliatissima, però attenzione perché sarà rimessa laterale per la Juventus e mancano 15 secondi alla fine. Batte rapidamente Danilo Bonucci, Danilo ci mette 2 ore, poi mette un pallone bruttissimo dentro, che è un po' l'immagine della sua stagione. Attenzione, vediamo un po', palla ancora in avanti, il Lione spazza, la Juventus ha un'ultima chance. Palla in avanti, cross al centro, a giro, attenzione perché il pallone resta lì. 6 minuti e 10 secondi, forse potrebbe prolungare qualcosa l'arbitro perché si è perso un po' di tempo. Alessandro, palla dentro, mi sa che è finita, raga. Riparte il Lione. Ora c'è anche possibilità che il Lione faccia gol, se la danno di qua. Se si aprisse l'occhio, sto coglione.
Guarda lì quanto cazzo ci hai messo a dare il pallone. Eccolo qua. Addirittura ora con me può pareggiare a Torino. Ovviamente perde un po' di tempo. Ormai è finita, ragazzi. Ormai è finita. Ormai è finita. È finita. La Juventus esce agli ottavi di finale. Il Lione è qualificato ai quarti. Rudy Garcia, assurdo. Passa ai quarti di finale. Il Lione elimina la Juventus. Fatemi sapere la vostra con un commento qua. Pazzesco, regà, pazzesco. Iscrivetevi al canale, tantissimi piace, voce la lalla. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, regà.